amici di Nexus Lab, sono Alessandro e vi presento lo Slate 7, il tablet, nuovo tablet di HP dedicato al mercato basso, di fascia bassa Android. Ci troviamo di fronte ad Android 4.1.1 stock, praticamente con pochissime personalizzazioni. Cosa troviamo di personalizzazioni? Beats Audio, ovvero con l'equalizzatore proprietario Beats e con due casse stereo poste sulla parte bassa del tablet. Struttura che veramente ci piace, struttura molto solida, metallica misto plastica, con una cornice in metallo con dei bottoni molto ben fatti. Naturalmente questo è un prodotto da fiera, quindi è un po' martoriato in questi giorni. Ci troviamo poi di fronte ad un'altra personalizzazione che riguarda alcune applicazioni di HP, come il printer control che gestisce le stampanti anche tramite wifi, o il supporto diretto di HP. Purtroppo adesso non siamo connessi a internet. Come potete vedere, l'intera interfaccia è praticamente quella di base di Android. HP forse non ha voluto, non è riuscita ancora a trovare un'interfaccia proprietaria da inserire. Questo può essere un problema o anche un vantaggio. La fluidità del sistema è ancora da comprovare con attenzione, perché i blocchi ne abbiamo ancora diversi e abbiamo ancora dei problemi di crash, come avete potuto anche vedere. Andando invece nella galleria, cerchiamo di farvi vedere un video col display da 7 pollici con risoluzione poco inferiore al HD Rini. A livello di prestazioni video niente da dire, funziona perfettamente, ma come ormai quasi tutti i device Android. Troviamo Chrome preinstallato come browser di default, il Play Music e tutto il resto. Un tablet che ci piace dal punto di vista estetico, lo troviamo in colorazione rossa, silver e l'abbiamo visto anche in versione nera. Prezzo interessante, 129€ sono veramente pochi. Abbiamo lo slot per la micro SD, dato che abbiamo solo 8 GB di memoria integrata, e la collaborazione con Beats Audio. Ha fatto un buon lavoro HP dal punto di vista del design, della struttura. Adesso speriamo di capire se il firmware verrà ulteriormente ottimizzato, perché Jelly Bean gira ancora piuttosto male.